avremo modo di condividere un tema direi molto, molto rilevante che riguarda appunto le emozioni, che è il tema fondamentale di questo convegno, ma direi da una prospettiva diciamo così particolare, cioè parleremo di emozioni tra bias e paradossi, cioè perché possiamo dire che le neuroscienze ci offrono degli spunti di riflessione interessante, non solo mettendo in luce quanto le emozioni siano importanti nella nostra vita quotidiana, ma a volte ci offrono appunto delle condizioni, delle situazioni di paradossalità. Bene, direi che i key points che affronteremo assieme vanno da innanzitutto questo tema del rapporto tra emozioni e inganno, cioè le emozioni possono per certi aspetti, pur essendo un'esperienza che noi viviamo quotidianamente, anche ingannarci e se sì, vedremo in che senso. Il secondo, diciamo, quesito che ci poniamo è perché noi possiamo dire di non conoscere veramente a fondo le nostre emozioni. Vedremo come anche attraverso le neuroscienze esiste una dimensione implicita, anzi direi che è la dimensione più importante che caratterizza il nostro comportamento emotivo. E poi infine vedremo perché le emozioni sono nostre, indubbiamente ciascuno le sperimenta, ma sono anche degli altri. Noi viviamo le emozioni perché siamo in una realtà di interazione, di condivisione, in caso contrario forse le emozioni non avrebbero nemmeno ragione di esistere. Beh, osservando questa immagine molto bella, assolata, che diciamo da voi conosciuta, no? Che rappresenta questo bellissimo luogo dove il convegno appunto ha sede, sicuramente noi possiamo anche sperimentare dentro di noi delle risposte emotive. Possiamo ad esempio assumere un sorriso, esprimere la gioia per questo contesto così bello, così soleggiato, così diciamo così di ampio respiro. Bene, che cosa avviene? Perché noi proviamo un'emozione? Quindi quali sono le condizioni che rendono possibile questa esperienza? Beh, innanzitutto le emozioni non sono l'unica esperienza che noi abbiamo tante funzioni nella nostra mente, nel nostro cervello, la percezione, la memoria, prendiamo delle decisioni, comunichiamo con gli altri e sperimentiamo delle emozioni. Bene, ciascuna di queste funzioni, se io dovessimo andare a fondo, in realtà riserva dei bias. Noi sappiamo che per esempio la percezione è spesso una percezione che ci mostra delle cose, noi vediamo delle cose ma non ne vediamo delle altre, cioè c'è un rapporto appunto di occultamento, diciamo così, anche nella memoria. Noi sappiamo che spesso la memoria, come dire, vive una sua vita implicita, a noi spesso sconosciuta. Ricordiamo delle cose e per molto tempo ce ne dimentichiamo di altre, poi improvvisamente tornano alla nostra mente. Così come quando decidiamo, noi lo sappiamo, chi studia il decision making lo sa molto bene, molto spesso le dimensioni implicite, quelle che sono condizionate anche dalle emozioni, hanno un ruolo fondamentale. E poi nella comunicazione, è evidente che anche in processi comunicativi, pensiamo a tutta la comunicazione non verbale, no? La gestualità, la prosemica, la voce, le componenti vocali, quanto siano spesso nascoste o potremmo dire anche in parte occulte. Bene, in questo diciamo, rapporto quasi di inganno, no? Abbiamo visto che molte funzioni sono in parte a noi sconosciute, noi attiviamo la percezione, la memoria, la comunicazione, ma non le conosciamo fino in fondo perché esiste una dimensione implicita, direbbe la psicologia anche inconscia. Bene, anche quando parliamo di emozioni, questa dimensione implicita è molto, molto rilevante. Beh, innanzitutto esiste una dicotomia tra emozione e ragione. Molti sostengono che le emozioni siano qualcosa di appunto implicito, di spesso sconosciuto, che irrompe nella nostra quotidianità perché sono delle condotte, sono delle modalità di regolare, diciamo, il nostro comportamento antitetico alla ragione. Beh, sicuramente possiamo dire, vedete questa bilancia, che è sbilanciata verso una dimensione, diciamo così, implicita. Se noi pensiamo all'emozione come in parte anche composta, caratterizzata da processi che sono impliciti, che sono anche covert, quindi non così conoscibili, diciamo, da chi le prova, evidentemente noi sicuramente dobbiamo dire che l'emozione ha questa sua caratteristica, questo suo sbilanciamento. L'emozione in realtà è qualcosa di molto, molto
molto articolato, direi anche di molto complesso. L'emozione è per sua natura multicomponenziale, un fenomeno multicomponenziale. Qui vediamo questi cerchi che in parte si sovrappongono, che ci dicono che innanzitutto l'emozione è un meccanismo cognitivo, un meccanismo mentale. Certo, per provare un'emozione noi dobbiamo dare un significato, attribuire un meaning a quello che ci accade, un evento che per esempio ci induce ansia, o al contrario ci induce quella bellissima visione panoramica, ci induce gioia. Quindi meccanismi di appresa e i modelli dell'appresa. Ma sicuramente l'emozione è anche un'esperienza soggettiva, quella che noi chiamiamo la componente fenomenologica. Noi sperimentiamo, proviamo delle emozioni come un'esperienza soggettiva. Ma sicuramente l'emozione anche ha una forte componente caratterizzata da una dimensione motivazionale, cioè una spinta anche all'azione, ad agire, questa sorta di, diciamo così, driver che ci porta ad agire. E quindi molti studiosi hanno individuato un rapporto molto stretto tra i nostri comportamenti emotivi e la spinta motivazionale. C'è sicuramente anche una componente espressiva, noi esprimiamo, abbiamo bisogno di esprimere le emozioni attraverso la comunicazione, attraverso il volto, attraverso la voce, che esprime ad esempio molta gioia o grande, ad esempio rabbia o apprensione. E poi indubbiamente c'è anche una componente fisiologica. Niente come le emozioni, come il comportamento emotivo, richiede anche un'attivazione fisiologica. Molte funzioni della nostra mente, la memoria per esempio, o la percezione non implicano dei cambiamenti fisiologici importanti, come invece avviene proprio per le condotte, la regolazione delle condotte emotive. Bene, le emozioni sono importanti, poi riaffronteremo questo tema dei bias, della sua paradossalità, ma noi sappiamo che nell'evoluzione della specie le emozioni hanno via via acquistato, diciamo così, terreno. Perché? Perché aree del nostro cervello fanno delle cose specifiche proprio per le emozioni. Noi sappiamo che una di queste componenti fondamentali è proprio l'amigdala, questa struttura sostanzialmente, questa, diciamo, componente sottocorticale molto piccola, la vedete qui in rosso, che ha un ruolo importantissimo. È quella che si attiva, si illumina anche quando noi non lo sappiamo, ci manda dei segnali. E qui di nuovo andiamo a toccare con mano la dimensione implicita delle emozioni. Ci dice, per esempio, ci mette in allarme, ci avverte rispetto a una situazione che può essere potenzialmente pericolosa. E questi campanelli d'allarme ovviamente producono una serie di modificazioni a livello fisiologico, e questo è per noi un segnale importante. Ma non esistono solo strutture così ancestrali come per esempio l'amigdala, esistono anche strutture come la corteccia, la neocorteccia. Qui vedete la corteccia cosiddetta orbito frontale. Sostanzialmente è una parte del nostro cervello che è deputato a regolare. Ed è per questo che noi diciamo, e questo è un primo paradosso, è vero che l'emozione è qualcosa che irrompe nella nostra vita, spesso noi facciamo fatica a controllarlo, ma è anche qualcosa che invece ha una sua, appunto, controllo, regolarità. Non a caso la corteccia orbitofrontale, che è quella che regola il comportamento anche cosciente e consapevole, ci consente proprio di avere un controllo, o potremmo dire un metacontrollo sulle emozioni. Qui in questa immagine di questa centralina di comando possiamo proprio pensare che le nostre emozioni sono un po' a cavallo tra qualcosa che è sicuramente legato a una dimensione più inconsapevole, più inconscia, se vogliamo anche più difficilmente controllabile, ma abbiamo anche la capacità, la possibilità di controllare, quindi di sviluppare consapevolezze, quindi anche di avere una sorta appunto di redini, no? Che consentono di esprimere, e direi anche al meglio, proprio le nostre condotte emotive. Le emozioni sono legate, sono caratterizzanti un po' tutta la nostra vita quotidiana. Cosa intendo con questo? Beh, per esempio, in questo caso, vedete queste immagine ci pone di fronte degli stimoli, direi anche piuttosto attivanti, no? Comunque degli oggetti o delle cose, questo piatto di pasta che sicuramente stimola la nostra reazione. Immaginiamo anche l'attivazione delle nostre aree visive, olfattive, immaginandoci il profumo di questo piatto di pasta. E perché ho riprodotto queste immagini? Perché sostanzialmente quello che noi possiamo dire è che proprio anche durante le scelte quotidiane le emozioni irrompono nei nostri processi mentali, e lo fanno perché condividono con dei circuiti neuronali proprio delle parti di questi circuiti. Sto parlando in particolare di questo, vedete, questo circuito molto noto che ha a che fare con i meccanismi di reward e di ricompensa, che condivide con il comportamento, la regolazione del comportamento emotivo,
una serie di strutture, per esempio, non a caso, la corteccia orbitofrontale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche qui sembra un paradosso, ma in molti casi noi non ne siamo consapevoli. Quando noi scegliamo e pensiamo di scegliere in modo molto razionale e molto soprattutto consapevole, siamo in parte guidati da questi meccanismi di ricompensa, di reward, di rinforzo, che sono mediati anche dalle emozioni. Questo circuito, quindi, che chiama in causa diverse componenti corticali e sottocorticali, di fatto è un esempio di come le emozioni agiscono, anche direi paradossalmente a nostra insaputa, ma sono fondamentali per regolare la nostra quotidianità. L'esempio delle scelte, quando noi ad esempio scegliamo di acquistare un'auto piuttosto che scegliamo di acquistare un abito, beh, sicuramente la componente emotiva è importante ed è una componente che guida una buona parte appunto delle nostre condotte. Le emozioni, quindi, sono qualcosa che noi proviamo, sperimentiamo, ma che non si vedono. Questa è una sua, diciamo, una caratteristica tipica dell'emozione ed è, diciamo, la dimensione, la parte inconsapevole è, come dire, usiamo questa metafora, come la parte sommersa di un iceberg, cioè una parte che sembra essere poco rilevante, ma in realtà nasconde una sua importanza e una sua dimensione, direi, molto significativa. Noi sappiamo che il nostro cervello ha anche due vie che ci consentono di mettere in campo proprio una risposta emotiva. Pensiamo ad esempio a una situazione di paura, una sorta di via rapida che ci, diciamo, guida nel mettere in campo una reazione, per esempio improvvisa, di trasalimento per qualcosa che ci ha indotto paura, di cui non abbiamo piena consapevolezza, ad esempio qualcosa che ha stimolato il nostro olfatto, il nostro udito. Non c'è la dimensione cosciente consapevole, ma c'è una risposta immediata. Bene, questa via è una via cosiddetta bassa, quella che dai sensi passa direttamente, direi, al comportamento esplicito, alla risposta, il trasalimento, oppure ci mettiamo a correre scappando. Esiste poi un'altra via, una via che è invece più lenta, che sostanzialmente prima di arrivare a guarda caso, a questa struttura, l'amigdala, che abbiamo detto è una centralina importantissima per le emozioni, passa dalla corteccia e quindi, diciamo, emerge alla consapevolezza. Quindi noi in questo caso abbiamo invece una piena coscienza di quello che ci sta capitando. E queste due vie perché esistono? Le vediamo bene rappresentate qui, che rappresentano in toto proprio la fisiologia delle emozioni. È perché questa via, quella che abbiamo chiamato la via bassa o anche via del talamo, talamica, ci serve in situazioni in cui non abbiamo tempo di, diciamo, essere troppo consapevoli o di fare delle riflessioni, diciamo, su quello che ci sta capitando. Dobbiamo rispondere in modo immediato, in modo repentino, e questo finalizzato alla salvaguardia del nostro organismo. Quindi una via che va dai sensi, passa dal talamo e poi immediatamente va all'amigdala, che rielabora, attribuisce un significato, ma direi in modo anche piuttosto appunto rapido e grossolano, e quindi possiamo mettere in atto una risposta. Una via alta invece, una via che implica l'intervento della corteccia e quindi che ci dà modo di elaborare in modo molto più raffinato e consapevole, quindi arrivando alla consapevolezza. Perché ho riportato questo, diciamo così, processo nella sua dettaglio, queste due vie? Perché questo spiega una parte di quella che abbiamo chiamato essere la paradossalità delle emozioni, qualcosa che ci è ben noto, consapevole, ma qualcosa che passa attraverso anche l'implicito, un mondo, direi, sommerso, ma che serve, che noi abbiamo sviluppato e preservato nella nostra filogenesi proprio per consentirci di rispondere a situazioni diverse, quelle in cui possiamo provare in modo molto intenso e molto consapevole le emozioni, quello in cui invece dobbiamo rispondere e reagire in modo invece molto, diciamo così, molto più immediato. E questa è proprio, diciamo, la sintesi, no? Noi vediamo uno stimolo che è un'immagine, o addirittura abbiamo di fronte a noi un animale feroce, potenzialmente pericoloso. Bene, possiamo dare adito a una risposta immediata che, no, questa centralina, l'amigdala, che comincia, direi, a lampeggiare e quindi rende necessaria una risposta immediata. Nell'altro caso, invece, abbiamo un percorso, se vogliamo, un po' più razionale, ed è per questo che le emozioni, quando sfruttano la via alta, quella della consapevolezza, sicuramente possono essere considerate pienamente una risposta razionale, quindi non più un'antitesi tra emotivo e razionale, ma una sorta proprio di equilibrio tra le due componenti.
Questa dimensione, chiamiamola così underline, sommersa, la parte sommersa dell'iceberg, la vediamo molto bene anche in un'altra espressione delle emozioni, è proprio la nostra mimica facciale. Noi abbiamo detto che le emozioni noi le comunichiamo, abbiamo bisogno proprio di comunicarle all'altro, quindi sostanzialmente di esprimere. Questo perché vedremo tra poco le emozioni sono un fenomeno eminentemente sociale e proprio nell'esprimere o nel comprendere, quindi nel riconoscere il volto dell'altro, e noi attiviamo delle aree, in particolare ci sono aree, vedete qui questo cervello, questa sezione, la cosiddetta fusiform face area, che ci serve, che entra in gioco, entra in azione proprio quando noi vogliamo esprimere le emozioni, ma anche in questo caso, in molte circostanze, la nostra mimica facciale non c'è così autoevidente, così esplicita, cioè noi usiamo quelle che vengono chiamate anche le microespressioni facciali delle emozioni, che passano, come dire, in una dimensione quasi inconscia, per cui non siamo così consapevoli di comunicare esattamente quel tipo di esperienza emotiva. Ma anche qui l'elemento paradossale è che il nostro interlocutore, che osserva per esempio il nostro volto, riconosce anche queste microespressioni che sono appunto inconsce, implicite. In questa sorta di dialogo, di questa comunicazione che passa molto spesso appunto per una sua buona quota parte, proprio attraverso una dimensione implicita. Questo ci consente però di regolare costantemente le nostre relazioni dell'altro anche laddove non ne siamo così pienamente consapevoli. Quindi c'è questo processo, direi così, che alterna consapevolezza e inconsapevolezza, che trova una sua paradossalità, ma è anche, direi, la modalità prioritaria con cui le emozioni appunto si manifestano. Qui vedete anche alcune applicazioni. Noi, il mio gruppo di ricerche, con appunto i collaboratori che lavorano presso il centro di ricerca internazionale che io coordino, abbiamo condotto molte ricerche, ad esempio abbiamo studiato proprio questo meccanismo di comprensione dei volti usando una multimetodica, molte tecniche. Qui vedete per esempio questa bambina che ha appunto montato questi diciamo 8D, questa è una tecnica che si chiama NIRS, meglio FNIRS, Functional Near Infrared Spettroscopy, sostanzialmente utilizza una tecnologia a infrarossi e consente di visualizzare, come vedete in queste sezioni, questi cervelli, quali sono le aree più attive. Quindi abbiamo studiato come l'individuo, in questo caso in età evolutiva, come i bambini rispondono anche in situazioni, per esempio, in cui si presuppone ci sia una condizione patologica, come rispondono a degli stimoli, anche ad esempio somministrando degli stimoli subliminali, cioè delle immagini di volti che non sono percepibili coscientemente, proprio per capire come il cervello reagisce. Il cervello reagisce attivando delle aree del cervello, ma non solo. Vedete in alto a destra questi sensorini montati sulla mano, sulle dita di questo altro soggetto che partecipava a un esperimento. Quello che noi vediamo è proprio come anche il nostro corpo, qui stiamo registrando degli indici cosiddetti periferici, non solo la risposta del nostro cervello, ma per esempio la risposta del nostro corpo, il sistema nervoso periferico, ad esempio l'aumento della respirazione, battito cardiaco, della conduttanza cutanea, che ci dicono come il cervello assieme al corpo rispondono in modo sinergico a questi stimoli, anche laddove, ripeto, e questa è un'altra dimensione paradossale, non siamo consapevoli dello stimolo che stiamo elaborando. Il nostro cervello e il nostro corpo elaborano e ci restituiscono queste variazioni a livello appunto neurofisiologico. Sotto vedete invece una mappa, un cervello con delle aree più attive, le aree in rosso in particolare, registrate attraverso un elettroencefalogramma. Ecco, utilizzando questo insieme di tecniche, noi possiamo rilevare l'effetto che queste emozioni producono anche laddove il soggetto in molti casi non è consapevole. Ma abbiamo detto, e questa è un po' l'ultima, diciamo, componente che ci interessa per raccontare che cosa sono le emozioni negli esseri umani, le loro anche paradossalità, sostanzialmente noi possiamo dire che le emozioni sono nostre, sono un fenomeno soggettivo, individuale, ma sono anche sociali, si nutrono di sociale, le emozioni esistono perché possono regolare al meglio le relazioni tra gli individui, cioè ci servono per stare con gli altri, per comunicare con gli altri, noi non siamo mai soli, anche laddove noi siamo in una condizione
diciamo così, siamo gli unici in una stanza, pensate al potere che il ricordo, le memorie possono avere proprio di riattivare le emozioni, il ricordo di una situazione, di una persona a noi cara, di uno scambio, di un'interazione che abbiamo avuto con qualcuno. Bene, proprio queste situazioni sono quelle in cui le emozioni si esprimono al meglio, le dimensioni appunto sociali. Beh, pensate anche a come in termini evolutivi, a livello ontogenetico, il rapporto madre-bambino sia proprio caratterizzato da questo, le emozioni nelle relazioni primordiali, le relazioni di attaccamento, l'attaccamento che si crea, no, come stile, come modalità, diciamo così, tipica, no, del rapporto madre-bambino, si nutre di emozioni, le emozioni che il bambino prova, anche stimolato dagli odori, dalle stimolazioni che sono sensoriali all'inizio, ma diventano poi, non soltanto sensoriali. Quindi, diciamo che la dimensione sociale delle emozioni ci caratterizza sia perché dà un senso alle emozioni, da sempre esistono nella specie umana e continuano ad esistere perché sono un potente collante sociale, regolano le nostre relazioni, ma a livello ontogenetico sono quelle su cui si basano già dagli esordi le relazioni con le figure per noi fondamentali, la figura materna o comunque quella del caregiver. Noi abbiamo condotto degli studi, così come vedete in queste immagini, in cui abbiamo studiato, usando il cosiddetto paradigma dell'hyperscanning, che cosa avviene quando le persone entrano in interazione, dove le emozioni si manifestano proprio in condizione di interazione. Qui vedete uno dei primi esperimenti condotti proprio attraverso l'hyperscanning. Questa è una situazione in cui sostanzialmente dei piloti stavano interagendo, stavano manovrando. Bene, vedete in questo caso sono montate due cuffie che registrano l'elettroencefalogramma. Bene, queste due cuffie consentono di rilevare proprio attraverso l'hyperscanning cosa avviene, come dialogano i due cervelli in questa situazione. A quale scopo? Beh, quello di capire come ad esempio la loro risposta emotiva o il loro controllo in questa situazione in particolare, il loro controllo emotivo sostanzialmente consenta e la loro capacità di entrare in sinergia attraverso, come dire, anche un'interazione costante, come noi possiamo regolare al meglio, in questo caso, un comportamento di cooperazione. L'hyperscanning ci consente in sostanza di andare a vedere secondo per secondo, millisecondo per millisecondo, anzi, usiamo correttamente la dimensione temporale, come questi cervelli entrano in sinergia oppure no, in sintonia oppure no. Sopra ne avete un altro esempio, si studia, si usa l'hyperscanning per esempio per andare a esplorare come possono sintonizzarsi, quindi ad esempio sviluppare una buona empatia, una buona sintonizzazione, gruppi di persone, ad esempio nei processi di team building. O ancora a destra vedete come si studia la capacità di, anche in età evolutiva, dei bambini di cooperare, di sviluppare strategie di cooperazione e questo ci serve anche eventualmente per potenziare, per individuare situazioni in cui questo non avviene o non avviene al meglio, e quindi il nostro obiettivo è proprio quello di potenziare. Quindi ribadisco, le emozioni sono un'esperienza individuale, ma abbiamo esempi costanti di come le emozioni siano fondamentalmente, eminentemente un fenomeno sociale. Servono per la dimensione sociale e sono fondamentalmente di natura sociale. Le ricerche di hyperscanning oggi poi sono applicate in tantissimi settori, abbiamo visto quello professionale, quindi ad esempio nell'ambito del cosiddetto neuromanagement per andare a indagare come le neuroscienze si possono applicare ai contesti manageriali, ma pensiamo anche ai contesti sportivi, dove la capacità di sintonizzare il proprio comportamento con l'altro, di entrare in empatia, è fondamentale. Pensiamo ai giochi di squadra, pensiamo alla condizione in cui noi dobbiamo anche competere, dobbiamo anche qui paradossalmente entrare in sintonia con l'altro per magari riuscire a mostrare una performance migliore rispetto all'altro. Indubbiamente poi le ricerche che applicano l'hyperscanning sono, diciamo così, la via maestra per indagare comportamenti come quelli dell'empatia, la capacità di entrare in sintonia e di empatizzare, che non significa necessariamente solo provare l'emozione dell'altro, ma anche saperla riconoscere, quindi una capacità eminentemente, direi così, anche cognitiva, mentale, di saper leggere nell'altro il suo stato emotivo e quindi anche di mettere in atto dei meccanismi appunto di risposta sinergica, in alcuni casi anche per supportare, per esempio, l'altro. Ovviamente questi studi presuppongono anche delle tecniche molto complesse. Vedete, questa è una classica analisi di connettività, così viene diciamo indicata, e connettività
intersoggettiva che ci consente, vedete, questi due cervelli che entrano in interazione, di capire quali sono le aree, ad esempio, che si attivano in modo sinergico e quelle invece che non entrano in azione in modo sintonico. Quindi c'è una, diciamo, anche un'analisi evidentemente di tipo neuroanatomico per andare a indagare come questa sinergia sia più o meno presente proprio in alcune condizioni. Beh, direi che avendo sviluppato questa, diciamo così, questa panoramica sulle emozioni, sui suoi paradossi, sulla sua vita anche direi in parte implicita, in parte abbiamo detto underline o covert, noi possiamo comunque capire come anche solo nell'apprezzare un'immagine così bella, così idilliaca e solare, entrano in gioco meccanismi molto complessi e come la nostra specie ci abbia dotato di una risorsa, di un potere veramente, veramente limitato, possiamo dire. Quindi questa diventa una condizione. Lo studio delle emozioni ce lo insegna per riuscire a regolare al meglio le nostre relazioni e quindi per riuscire a, come dire, a sviluppare ulteriormente questa competenza che per nostra fortuna ci è data come dote naturale. Bene, io auguro a tutti voi un buon proseguimento per i lavori del congresso e vi saluto di nuovo.